be the exit. Buonasera ragazzi, bentornati in Live Connection. Siamo di nuovo su A Plague Tale Innocence. Forse per l'ultimo episodio? Non lo so. Let's go, continuiamo. Forget it. Iniziare malissimo la live. Nice. What now? Over there! I found them! Zit. You're not getting away this time! Zit. Cosa mi manca, scusa? Ah no, questo è il massimo. Questo sarebbe carinissimo se riuscissi a trovare le cose. Ah, oh, qui peccato che non c'è coso, la ladra. Oh, thank you! Thank you! Lord bless you! Yes, thank you! And good luck! Hey, wait! Take cover! Archers! Well done, men! Keep your eyes open! Ah, too dangerous. The archers shoot on the cathedral. We're on the right track. Dad, the poor guys. It's the only way to the cathedral. We must find a way to cross. Ah, okay, così. Niente. Dai, non c'è nulla. Di sangue, alcol. The chain. You shouldn't. Why? This place. I know it all too well. What is it, Roderick? Ah.
this alleyway. No. I knew it. Roderick, what's going on? Where are you going? Let's go. It can't be. Roderick. There's nothing left. Did they burn your house down? It was my father's forge, where I grew up. It's where... I know how you feel, but you're still alive, and your roots, they can never take that away from you. You're right. I know who I am. Come on. We have to save your mother. You'll see. Mommy's lovely. We'll go together, and we'll find another castle. Fine by me. Poverino, vabbè, noi l'abbiamo subito in prima persona, quindi chi meglio di noi può capire cosa sta provando. Specialmente con Hugo, che ne è passato abbastanza di cotti di crudi anche lui. Aspetta. Ah, non va. The cart! Roderick! If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Dai, ma c'è il carretto! Vabbè. E siamo a due. The chain. You. You shouldn't. Why? This place. I know it all too well. What is it, Roderick? Facciamo tutto perché giustamente. This alleyway. No. I knew it. Roderick, what's going on? Where are you going? Let's go. It can't be. Roderick. There's nothing left. Did they burn your house down? It was my father's forge, where I grew up. It's where. I know how you feel. But you're still alive, and your roots, they can never take that away from you. You're right. I know who I am. Come on. We have to save your mother. You'll see. Mommy's lovely. We'll go together, and we'll find another castle. Fine by me. Vabbè. Allora, cerchiamo di non morire di nuovo, Possibile. The cart, Roderick. If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Che pizza, vabbè. The cart, Roderick.
If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Avete visto anche voi che ero dietro il carretto. Cristo. The cart, Roderick. If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. Stop. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Roderick, if we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey! Leave it, Amicia. What are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Just need a break. That's it, Roderick! Leave it! Take cover! We're here. Come on! Come on, quick! Oh my god, Roderick! I'm a bit better. I'm right behind you. All right. La vedo dura. Hugo, go! Your turn. Ah!
I'm sorry. I'm sorry. Sì! Sì! Esatto, lo sapevo. Hugo, come on, we have to go. Bene. Siamo rimasti in quattro. I don't believe it. I don't believe it. This can't be happening. Nelly, please. No. Those bastards have to pay. I'll make them pay. Our priority is to stay alive and stay together. That's why Roderick and Arthur sacrificed themselves. Just leave me alone. She's right, Millie. Roderick. He's gone, Hugo. He's resting now. I can't take any more of these bloody rats! Bastards! But the... Hugo, tell me you're going to help us kill those bastards. Melly, we've got no chance without your brother, Amicia. You get that, right? I will help you, and you're going to help us save Mummy. You've got yourself a deal. Cosa? Mamma. Macarena, quanta gente. Ciao, tutto bene? Aspetta un attimo che sono un attimo indaffarata, porca Locas. Ecco. Porca miseriaccia. Tutto bene? The cathedral. Fuck. It's a bloody mess. Get ready. Allora. Sì, sì. Meglio così, sono contenta. Aiuto. E io sono bloccata perché... Che tratta il gioco? Allora. Metto pausa per sicurezza perché sennò faccio qualche danno. Allora, il gioco tratta di un... appunto il protagonista che si chiama Hugo, che ha un diciamo è portatore di una, non so nemmeno come spiegarlo perché non hanno spiegato nemmeno lo, di una specie di dono che è la macula, che praticamente controlla questi specie di ratti, e noi praticamente adesso stiamo andando a vendicarci contro l'inquisizione inglese, credo. Vedi questi ratti? Se voglio io li controllo. Così, aiuto. Però adesso non posso perché è pieno di guardie. Allora, facciamo una cosa. Facciamo che andiamo di qua.
cos'è. Ok, così. E a noi non ci toccano più perché appunto il bambino ha superato la soglia. Oh, grazie, sei troppo gentile. Attenzione. Ok. Questi schioccano, che è una meraviglia. E va. Allora aspetta. Adesso ti piacciono i ratti, eh? Prima li odiavi. Perché tutti un po' li odiavamo prima. Allora, siccome ho visto che c'è un po' di roba qui intorno, è sempre bene esplorare un poco. Aspetta, quale altro bambino? Perché il bambino principale è questo che mi sta tenendo la mano. E infatti è Hugo, Derun ed è il fratello della protagonista. Allora, ce n'erano altri due. Arthur, che è morto male al castello. È stato proprio trafitto male alla coatta. E l'altro è il fabbro, che è appena morto, fatto secco appunto dagli arcieri maledettamente. Infatti ha espirato proprio l'ultimo respiro quando Hugo gli ha preso, diciamo, stava cercando di consolarlo per il dolore, gli ha dato la manina, però non proprio lì ha espiato, cioè espiato, sì, penso che si dica così, il suo ultimo respiro. Infatti è morto con gli occhi aperti lì, così, da solo. E vabbè, farà da pasto ai nostri amici ratti. Ma no. Sì, infatti se avete notato mi stava per scendere la lacrimuccia, ma no, ho detto no, dai, sono in live, diamoci un contegno. Però la scena è proprio triste. Inquisitor's manual. Are you serious? Amici ratti. It was written before Vitalis, and we're gonna make sure there won't be a second volume. We're here. Allora, vabbè, i ratti le è diventata da poco. I can feel it. Bad. Like what? Excuse me, but whatever he's up to, we're here to kill him, right? He's about to start. Let's go, Hugo. Mommy's in there. Ma infatti all'inizio devi solo scappare. Sentito porta? All'inizio devi solo scappare dai ratti, perché appunto ti uccidono. Perché appunto vedi, c'è quest'altro bambino di nome Lucas. No, Lucas è tranquillo, è qui con me. Aia! Aspetta, mi dovevo però nascondere. Mettere almeno da parte. Vabbè, again. Allora, i topolini sono equipaggiati. Le pissangue se non posso prenderlo. Qui salitro. You'll die if you come down. That doesn't matter. Amicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. No.
nascosta! Nascosta, ero dentro al coso. È a tipo... Sì, è bellissimo da questo lato. Allora, aspetta un attimo. Lucas, Melly, stay where you are. Perché non mi fa neanche scoccare. You'll die if you come down. That doesn't matter. Amicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Hey, what? What? Ma queste frecce che superano. Sì, abbastanza, ma sono anche molto stronzi, scusando il termine. Non si dovrebbero dire parolacce in live, però. Siamo buoni. Lì non mi fa nemmeno avvicinare. Amicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. I'm going to have a look. Ma... Lo so perché lì c'è fuoco. E i ratti dove c'è luce non vanno. In teoria. E vaffancuffio. Non ho letto, aspetta. Aspetta, non ho letto. Devo tornare. No, allora, è una polvere che fa addormentare, infatti si chiama Somnium, praticamente lo trucidi, molto semplicemente. No! No, dai! Devo rifare tutto, again! Sì, il problema però è che muoio solo io naturalmente, porca loca. Amicia, there are rats down there. So tell them to come out. Go on. Very well. Allora, aspetta. Dai, grazie. Mi fa molto piacere. Però so già che non ce la rifarò mai più. E invece gli arcieri ce l'ho fatta. Ok, dai, venite giù. Dai. Va bene. Vi tolgo l'elmo e vi faccio fuori così. Altri? Hanno luci? Sì. No? Vai. Right, let's go inside. No! No, 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 dai, dovevo raccogliere. Aspetta. No.
Grazie, ma visto ci volevi tu. Meli! Che famiglia, dice Meli. Help me. No one else must get in. Ok, allora. Siamo con Lucas e Meli. Forse, forse non lo so. Spero di sì. Restiamo in vita in quattro. Mommy! My child. Hugo! Amicia! Mother! Did Vitalis do this? Mado. He sacrificed them. He's past the threshold. Go get out of here! Oh, for pity's sake. Aspetta, perché c'è il video. Ho perso il messaggio. Cosa mi hai scritto? Ah, adesso vedremo. Penso che qua succeda un bel patatrack di quelli adornali. Are you ready? Yes. The rats are here. I ratti sono qui. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. Ok. Infatti, uccidi Vitalis. Let her go, Vitalis! This is your last chance! Hugo, your power! You have to be careful! I'm fine, don't worry! Yes, he's a very gifted student. Too bad he's forgotten who taught him everything he knows. Che odioso. We're to kill you, not listen to your speeches! And io adoro questa ragazza. Walking towards me like lost sheep to their shepherd. That's enough, Vitalis! You're alone! Che famiglia complicata. Allora, se ti vuoi recuperare, penso che ci siano ancora i vecchi video, vedi proprio quanto è complicata. Ma questo qui, questo prete del cavolo, non mi è nulla, Allora, gli unici della famiglia che sono rimasti in vita sono Amicia, Hugo e Beatrice. Mi fa molto piacere, grazie. I still have things to teach the carrier and his friend. Okay. You're so touching. Beatrice è la donna che vedi lì nella gabbia ed è la mamma dei due protagonisti. Ecco qua. Do you hear them? The angel. The angel of the new world. Get back! The light, see? I saw it. Come on. È la stessa cosa di del bambino. No, I can help you. I can. It's our blood, Meli. All right. Destroy him. Penso che sia la stessa cosa. Ok. He's getting them to regroup. They're not stopping. The light isn't stopping them. I can do it. Really? Go on, you go. It's our only chance. La gruppa i ratti. Aspetta, questi mo li abbandono. Aspetta, aspetta, aspetta. Un attimo, non posso stare a leggere perché. È un attimo un po' un pastrocchio questa cosa. Allora, aspetta. Ah, ok, fanno da soli, devo solo far raggruppare. Ah! Ecco, vedi? Vedi? Aspetta, cosa mi hai scritto? Questi mo li abbandonano. No, dai. Allora. Facciamoli raggruppare tutti qua. He's getting them to regroup! They're not stopping! The light isn't stopping them! I can do it! Really? Go on, you go! It's our only chance! Ma questi sono ratti buoni! Aspetta, aspetta! Unbelievable! Yes! Well done, you go! We'll show him! Watch, Beatrice!
Questi la portano la peste, altro che. Infatti hanno mangiato prima. Pizza che sono questi ratti bianchi. Cosa vuol dire? Sto facendo la gruppata. Ok, però nel frattempo io faccio così. Così. Perché i miei purtroppo hanno paura. Hanno paura. Fanculo, non ho visto che stavano arrivando gli altri. Hanno paura del fuoco. I miei neri. Quindi io devo farli raggruppare e poi avanzare. Allora, dammi un attimo, aspetta. Perché il mio problema è la luce lì. Ok, dai. Quindi devo guardare anche queste cose. Perché se c'è la luce, i miei non vanno. Ok, così sì. Vedi? Ah, c'ero quasi arrivata, orca miseriaccia. Again. Combine your forces. He's getting them to regroup. They're not stopping. Sì, infatti non devo avere fretta. È tutto questione di tempistica. Che poi vedi va anche da solo, quindi a posto. Adesso facciamo così. Allora aspetta che ne sta arrivando un altro. Piano. Guardalo. Sta aumentando sempre di più. No, vaffanciupola. Ma vaffanciupola, due. Vaffanciupola, tre. Vaffanciupola, quattro. Oh, dai, ma è impossibile. Già, non dirla a me. Dai, su. I can do it. Really? Go on, you go. It's our only chance.
No, mi fa molto piacere, però è veramente difficile. No, la luce! Guarda lì. Fermi un attimo. Che problema? Sta cacchio di cosa? Dai, ma ce la... esploso sto cacchio di fuoco che c'è, gastia. You have come to challenge me. He's getting them to regroup. They're not stopping. The light isn't stopping them. I can do it. Really? Go on, you go. It's our only chance. Quindi? Aspetta. Stop. Che poi no. Stop. We're winning, Amicia. Yes, keep it up. You've lost. Lost. Surrender, Vitalis. Stop this. No. 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 Cioè, stavo rischiando malissimo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Hugo, Amicia, he must not abuse his power. We're going to get you out of there. Grazie, veramente grazie. We'll take care of it. Ok. Hugo, you feel it too, don't you? But it scares you. The true power, the gift of self. Ma vai, è crepa. E quindi? Stay with Hugo. Die!
cosa dovrei fare io? Ma non posso scattare. Non posso andare da nessuna parte. Sì. Ma come devo fare? Scusa, non posso andare da nessuna parte. L'hai visto anche tu. Devi, credo, bruciarlo. No, perché non gli fanno niente. Ma ci provo. Anche se non penso, però... No, ho capito! Aspetta. Odoris. Madò, ma è possibile? Non capisco. L'ho capito anch'io che non devo stare lì in palata, Hugo, ma come faccio? Ok, devo tirarli qua di lato, ma come cacchio faccio? Questi mi uccidono se io rimango qua. Ok, vai. Che devo... Più o meno ho capito, forse. Sì, sì. Dai, dai, sono qui, sono qui. Ok. Dai, sono qui. Go! Ma vaffanciulo! Agli ordini, Hugo! Cosa sta facendo? Brutto strombolo! Pure! Fanciulo. This is your last affront. I sacrificed my flesh. Mi sta venendo, guarda, mi sta salendo il camionista, altro che... E mo? You cannot kill that which has been sublimated. Adesso non fa più. Ah!
sbagliato io. Mia colpa, mia colpa. Da Crispio santo. Ho capito. Ma mi dispiace per voi che state guardando, perché vedete sempre la stessa identica cosa. Quindi mi dà un po' fastidio per voi. Grazie, troppo gentile. Vaffanculo. Stavo uscendo dal cuore adesso. Dai, vieni. Puff. Vedi, il problema è questo pezzo. Dio santo. Cioè, vedi quanto è pazzo, vedete? Nutritevi! Cioè, sta facendo mangiare vivo da sti topi! Invece, Hugo? Non fa così! No. Sono psicopatico, ma veramente! Fa schifo! No, dai! Non so più dove muovermi. Quando fa così non so più dove muovermi. Vado. Allora. Wait. Devo rimanere concentrato. Via, picchialo. Ma devi fare una cosa alla volta, nel senso, quando vedi che ti attacca rimani concentrato. Sì, ok, il problema è che quando li fa uscire da sottoterra non capisco quanto è il raggio, capito? È quello, perché gli altri li stavo schivando tranquillamente, già mi hai visto. Vedi questo? Ok. Vedi questo? Ora devo muovermi così. Ok. Il problema è che adesso c'è anche, appunto, questo. Devo fare così. E ora vai dritto. Aspetta. Ma voglio stare dove, capito? Posso muovermi bene, perché almeno così. Dai, aspetta. Ok, così. Perché devo tenere il centro libero. Il problema è tutto lì. Quindi ah,
sono chiusa. Porca vacca. Cioè, odioso fino alla fine sto Vitalis. Porca puttana. Adesso proprio mi è uscita. Che cacchio è? Angeli, angeli. Fottuto, guarda, adesso proprio mi è uscito. Fottuto, veramente. Psicopatico del cavolo. Ah, ho capito, vedi che si mette. Uffa, aspetta. Una massa di rati addosso quando diventa piccola. Sì, quello sì, ok, però il problema. Aspetta. Se perdo l'attimo, sono fottuta. Il problema è che devo avere la tempistica anche di spegnere il fuoco, perché sennò i miei ratti si bloccano, capito? Perché giustamente i suoi sono modificati col sangue e tutto quanto. Invece i miei no. Sì, hai ragione, però il problema è che devo avere sia il tempo. Vedi? Ancora? Vedi? Il problema è che era al centro. Ah, cavolo, cappuccio. Dai, vedi qua. Penso, lo sai. Aiuto, 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 aiuto. Vai. Dai, 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 dai. Yes! Ci avevi ragione, forse. Grazie. Spero tu sia morto. Ma dopo 10.000 tentativi, Hugo, porca miseriaccia. It's over. Ancora vivo, eh? Cristo, crepa! Hai sofferto anche poco dopo tutto quello che ci hai fatto, maledetto. Ok. Abbiamo finito il primo capitolo, che è A Plague A Plague Tale Innocent. Innocence. Allora, porca miseriaccia.
sto maledetto pazzoide, perché era veramente, anzi usiamo il termine che abbiamo detto prima, psicopatico, si stava facendo mangiucchiare dai suoi angeli, che erano quei topi bianchi. Sì, è finito. Stava facendo mangiucchiare da quei cacchio di topi. Per cosa? Per dimostrare che eri più forte? No, perché non sei tu il portatore, diciamo, sano, unico della macula, ma era il nostro fratellino. Che, porca mignotta, quanto mi ha fatto sudare e quanto ho goduto adesso. The Last of Us. Allora, The Last of Us mi piacerebbe portarlo, ma ma già ho visto i problemi che ho avuto qua di stealth. Figuriamoci lì su The Last of Us. Aiuto. Dai, comunque, se riesco lo porto. Giuro, prometto. Croce sul cuore. Comunque The Last of Us, allora, mi sono fatta diversi spoiler, devo essere sincera, perché l'ho seguito da un altro Twitcher / YouTuber, da quel tale Ale, quindi più o meno so già come va a finire. Io lo sto rigiocando e figo. Ah, dai, allora mi sa che forse lo porto. Quindi più o meno so anche come va a finire, cioè so anche diversi spoiler dove alcuni punti ho pianto, soprattutto per Joel. Ah, aspettate che c'è un altro capitolo, l'uno per l'altro. 3 giorni dopo. Ah, ma questa è la vecchietta che ci aveva aiutato. Let's go. Have you got everything? Yes. That's all Lucas asked for. Is mommy going to get better with this? She will be all right, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait. Oh oh. Quindi ci ho fatto uno spoiler. Scusa, non era mia intenzione. Mi sento una merda adesso. Ti chiedo veramente scusa. Well, you've got the taste of a king now. Pensavo l'avessi già giocato. We have to leave the region first. Scusami, no. Vabbè. Lo sapevi cosa succede a Joel, sì? Oddio. So, were you able to go home? Yes. The nest is still there, but it's empty. I can't believe it. Oh, Amicia, look! Oh. Let's hope they try your hand at shooting. Not me. My sister's really good. Right, Amicia? Guarda, ti chiedo veramente scusa. Basta, non ti faccio altri spoiler. Giuro. Se no mi taglio la lingua. All right. Let's have a go. Good, good. The rule is simple. You have 6 stones, 6 possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Ready. Go on, Amicia. Allora, 1. 2. 3. 4. 5. Non te lo dico, sennò ti farei spoiler su spoiler. Hey, you know how to do it. You want an apple. And all due respect. Yes, Amicia, well done. Sai solo quello che gli succederà. The apple's punto. For you, Hugo. You're my biggest supporter. Oh, thanks. I was hungry. As always. Hey, today we're celebrating the 3rd day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? I've never seen a fair before. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo. Right, but we can't stay long. Hey, look. Oh, that's the young boy. Oh, no. No, no, boy, you just can't come in. But why? Because you can. That's why. Hey,
Is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here. Grazie. People. Well, we just don't want any trouble here, you understand? I can see very well. Hugo, we have to go. What the fair? Come on. Cioè, in poche parole, non posso fare nulla perché hanno paura. Hey Hugo. Ci sta. What? The first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? But you'll never beat me. Right, Slug? What? You'll see. Oh yeah? Then on three. One, two, three. Hey! I'm right behind you. You can't beat me. Vabbè, ci sta, dai, facciamo vincere il fratellino. You won. Appunto. Yes, 20 apples. We made it, Lucas. Do you have everything? The St. John's wort, the hawthorn, all of it. Let's go. Good. La madre, eccola lì. Yes. Why are they looking at me like that? Melly looked at me the same way. Then she left. Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. That's not true, but it just... Allora, Horizon Zero Dawn stai dicendo, quindi dove c'è la tipina coi capelli rossi, non mi ricordo il nome. Insomma, combatte le macchine, giusto? Quella? Ok, sì, aspetta, adesso mi viene nervoso perché non mi ricordo il nome. Oddio, come cavolo si chiama lei? Un attimo, eh. Adesso mi deve... Ok, ma come si chiama lei? Allora, quello non lo so, penso che lo porterà più il mio compagno. Perché è una cosa che gli piace di più a lui. A lui, ecco. Papam, si è accesa la lampadina, a lui. Chi? Cosa? Aspetta, perdonami. Il mio compagno si chiama Poilman 90, fa anche lui video, ultimamente stava trattando mafia. Poi si è spostato per un paio di giorni su Rocket League. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right. Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. Really ugly. Ugly? Me? You look like a big fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. Che bellini che sono. Lucas! Hey! Aiuto, la mosca mi attacca. Ma dai, povero. Ok. Sì, allora, stava facendo... Allora, anch'io tratto giochi così. Io, per esempio, faccio molto League of Legends. E infatti... Un po' di tempo fa ho avuto... Diciamo l'onore, perché questi due ragazzi sono stati veramente bravissimi, ragazzi o ragazze, non so. Hanno creato maledettamente un harem, veramente, veramente bravi. Quindi non lo so, se hai piacere, possiamo farci, non adesso, naturalmente, perché a breve vado a cena, purtroppo. Overwatch 2, no, purtroppo non l'ho tratto.
e neanche lui. Noi trattiamo, almeno io tratto League of Legends, Killing Floor, Dead by Daylight, e un altro che adesso non mi ricordo. Lui invece, vabbè, League of Legends, Rocket League, Dead by Daylight anche lui, qualcosina lui, però Dead by Daylight è poca roba. Sì, a breve stacco, faccio finire il, diciamo, il titoli di coda e poi stacco la live. Dopo innumerevoli tentativi di morte tra uno e l'altro, la stacco così. Vi lascio tranquilli, liberi di andare. Comunque, allora, volevo dire, mentre ancora chi c'è in live, che questo gioco mi è piaciuto tantissimo, sia la storia che la giocabilità. Un po' meno stealth, magari, perché io, vabbè, sono una casinista, mi piace buttarmi in mezzo, combattere, tutto quanto. Spero che nel secondo, che sarebbe A Plague Tale Requiem, se non erro, Amicia sia un po' più combattiva, un po' più corpo a corpo, con spada, roba così, mi piacerebbe davvero tanto. Non so, però, com'è. Devo ancora provarlo. Allora, il secondo è già uscito, Requiem, se non erro. Sì, sì, è già uscito, sono sicura. Però, appunto, non so. Io spero che, appunto, la protagonista, Amicia, sia un po' più combattiva, perché veramente qui era molto basato sullo stealth, oppure sì, potevi combattere, ma solo con la fionda. Ho già visto qualche immagine, almeno su Steam, lo fa vedere, che Amicia usa la balestra, questo è sicuro. Però, non so nient'altro, giustamente, perché devo ancora provarlo. Come ho già detto, spero appunto che sia un po' più combattivo e che ci ritroviamo, cioè, spero di ritrovare Lucas e Meli, visto che comunque sia, Lucas è rimasto con noi, ma Meli se n'è andato. Infatti Hugo, il fratellino, diceva, Meli mi ha guardato malissimo e poi è partito, quindi partita è femmina. Quindi spero di ritrovarla anche nel 2. Spero. Perché Meli mi piaceva tantissimo. È la classica tsundere incazzosa, come si dice, è la solita arrabbiata che odiava tutto il mondo. Quindi spero vivamente di ritrovarla. Ok, i titoli di coda mi sa che stanno finendo. Ok. Magari Jennifer Minori con il papa psicopatico ed è incavolato con Hugo per la No! Anche se aiuto. Un po' ce la vedrei, però no, assolutamente. Loro hanno detto all'interno della storia che sono orfani. Appunto, lei e il fratello. Vediamo cosa c'è negli extra. Cambia lo stemma di famiglia. Ah, io ho usato questo. In teoria era questo. A me piaceva più questo, devo essere sincero. Ok. Quindi, ragazzuoli, magari era il nonno. Porca miseriaccia. Non ci voglio neanche pensare, lo sai. Aiuto. Oh, possibile. Ma non penso, perché se no ce l'avrebbero detto. Non l'hanno mai conosciuto tranne Mary. Lo sai, mi stai mettendo una pulce nell'orecchio, ma non lo so.
Forse lo scopriremo nel prossimo capitolo, che sarebbe il secondo. Appena sarà possibile, vorrei tanto portarlo. Per quanto riguarda The Last of Us, provo un po', perché appunto te l'ho detto, non sono molto capace nello stealth, già si è visto. Mi impanicherei e poi, da quello che ho visto, mi impanicherei non poco, con i clicker, quegli specie di zombie spastici che appunto fanno rumori. Mi impanicherei troppo, sono sicura. I clicker sono quelli che quelle specie di funghi ambulanti che camminano e fanno tipo così, schioccano proprio la lingua, ma brutto, proprio brutto. Sono uno dei... Ah, ok. Molosco? Appunto, sì, sono i peggiori. Aiuto, questo telefono sta diventando un centralino, il mio telefono. Comunque, quelli secondo me sarebbero uno dei peggiori. Poi vabbè, ci sono i clicker, poi i runner. I runner, madò, soprattutto quando ti arrivano da dietro e sono un porca miseriaccia. Allora, ragazzi, stavo guardando un po' un attimo qua. Doni. No, qui mi mancano. Curiosità 1 su 2. Qui solo un dono. Una curiosità. Dono. E curiosità. Vabbè, mi mancano parecchia roba, Qui tutto. Ah, qui ho trovato tutto. Uno e due. Wow. Erbario di Yugo. Anche qui ho trovato tutto. Qui solo il fiore. Legami di sangue. Ricordo. Porca miseriaccia, qua mi mancava una curiosità. E vabbè. E l'uno per l'altro. Ok, ragazzuoli, vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver seguito la live e aver seguito questa serie. Spero tantissimo che non vi siate annoiati nei miei vari tentativi, perché appunto io sono rincoglionita tantissimo per queste cose. Vi ringrazio ancora tantissimo, ci becchiamo in una prossima live che non so quando ci sarà, ma ci sarà, ma la farò, ci sarà. Ma la farò, insomma. Grazie mille, veramente grazie per aver seguito questa live e per avermi dato un sacco di consigli. E ci becchiamo nella prossima, ragazzi. Buona serata e buon appetito se andate a mangiare. Ciao.